Diverse, ecco, diciamo così, infatti lo dicevo prima, poter fare il primo gol del Toro in Europa sotto la Maratona al 93esimo, credo che neanche se me l'avessero detto inizio in quest'estate forse non ci avrei creduto, ecco. È veramente bello, sai, essere il primo a poter festeggiare, a fare esultare i tifosi in Europa dopo 20 anni, motivo di orgoglio e soddisfazione. Occasioni capitano, tante volte, ne parlavo prima nello spogliatoio, prima della partita, ho detto, a volte ci sono delle partite dove hai 10 occasioni, non ne butti là dentro, ma non si sa il perché, e poi una partita dove ti arriva mezza occasione e fai gol. Oggi è stata, diciamo, una via di mezzo, abbiamo avuto buone occasioni, non siamo riusciti a far gol, poi è capitata l'occasione al 93esimo, che me la so cercata, perché ho capito perfettamente che la palla potesse arrivare lì, ecco, quindi mi sono messo davanti al difensore, se lì non mi tira la maglia, tiro io in porta, quindi doveva scegliere lui. Fabio, senti, terzo gol consecutivo, tra l'altro finalmente dal dischetto, è un Torino che non può fare a meno di Quagliarella? No, assolutamente. Oggi chi ha giocato in attacco ha fatto una gran bella partita, poi ripeto, a volte le occasioni fai gol per un centimetro e lo sbagli per altrettanto centimetro, quindi credo che Martinez e Amauri hanno fatto un'ottima partita. E l'Arrondo, quando è entrato, mi ha dato la palla che poi ha scaturito il rigore. Quindi credo che tutti e quattro gli attaccanti questa sera hanno serviti alla causa. Il mister ha detto che ero io il rigorista, poi nel caso me la fossi sentita cacciavo qualcun altro. Ma sono andato sinceramente, anche se era al minuto 93esimo, ma ero molto tranquillo. Poi i rigori da che mondo è mondo si sbagliano, quindi va bene così.